Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Mirko Alice e bentornati sul nostro canale. Seconda parte dei provini del collegio. Direi di iniziare. Sette, che numero è? Sette? Sette. Sette. Siamo arrivati a Zelda Nobili, che okay. È sicuramente una ragazza di nobili intenzioni, questo è poco ma sicuro. Sono Zelda, ho 15 anni, so di essere strana, ma chi se ne frega. Vabbè. Personalità, cazzo. Io lo dico, a me il giudizio delle persone mi dà fastidio. Sì, ma magari una lo dice per come strumento di difesa. Sì, però sì. È ovvio che comunque il parere della gente interessa, dai, certo. Non diciamoci fesseria. Certo. Io mi taglio sempre i capelli da sola. Non mi interessa se siano perfetti. Non sono perfetti, però vabbè, chi se ne frega. Mi piace cioè. Così, quindi dai, ok. Almeno tu li hai, i capelli. Dai. Io no. Quindi praticamente lei non dovrà tagliarli, perché tanto si taglia già da sola. E beh, spreca risparmia un sacco di soldi. Non sopporto l'ottusità. Vabbè, brava. Quello un po' tutti, non la sopportiamo. Esatto, e beh, tranne chi è ottuso, perché chi è ottuso pensa di essere intelligente. Sì. Vero. Quindi io, che penso di essere intelligente, forse sono ottuso. No, tu no, ti salvi, credo. Il disgusto è una delle mie emozioni principali. Ah, odia la vita, insomma. Sì, è tipo una mortisia lei. I Maneskin non li sopporto perché li trovo molto commerciali. Vabbè. Ognuno. Che c'entra, vabbè. Damiano dei Maneskin è il più impostato di tutti. La macchietta del gruppo. La macchietta? Che vuol dire? E beh, la macchietta diciamo che non è un aggettivo positivo. È in grado di plasmare il mondo attorno a sé con la sua intelligenza. Quanto è alto il padre? No, infatti stavo notando proprio quello. Vedevo la madre e poi dicevo il padre. Gli altri tendono proprio a seguire il gruppo. Io mi sento un po' diversa da quest'idea. C'è un'incoerenza di fondo in tutto ciò, perché lei odia le cose commerciali, odia le cose per le masse, odia Maneskin perché fanno le cose per le masse, e poi vai al collegio che è un programma per le masse, sì. Di una stupidità imbarazzante. Mi fa ridere il cameraman per riprendere madre e figlia, poi padre. Padre, è vero. Su Alessandro amo lo spazio. Allora, su Alessandro io già passerei al prossimo. No, dai. Mamma mia. Molto atletica, leggero, faccio anche basket, mi piace molto la pallavolo. Madonna, fa un sacco di sport questo ragazzo. Dai, comunque è una cosa positiva, lo sport è bello. Nemmeno in classe mia sto fermo, infatti credo che ho fatto molti danni. Ecco, ho già capito dove si siederà e perché proprio in fondo. Vediamo che Alessandro correggio con Brenda che le regole vanno rispettate. Sì, sono tutte cose, vabbè. Dai. Sì, li fanno veramente tutti uguali con lo stampino. Sì, con devi imparare le regole. Sì, in un mese impara certo. A vivere. Sì. Sono Mattia, faccio il food blogger. Ma pensa! Grande Mattia Patanè e siamo e già guadagna punti. Ma sono simpatico, dove l'ho trovato un altro così? Grande Matti! Questo mi piace. Bravo. Semplicemente mi metto a fare recensioni di locali, provo posti. Si sta mantenendo in forma, Beh, bello magro per mangiare tanto. Cioè nel senso io appena mangio qualcosa di più guarda qua. Anch'io voglio andare a mangiare qualcosa di buono. Andiamo a mangiare sushi. I sushi. Pizze. Che carini. Ma che raga, carini. Cioè è inutile dire che a livello di simpatia sono i nostri pref, vero? Penso che sia il migliore, sì. A livello di simpatia. Semplicemente so di essere migliore del resto della media. Vabbè però del resto della media. No, però non è una cosa brutta questa. No, sentirsi. Cioè, se si sente male. Migliore è perché evidentemente lo è. Vede cosa c'è in giro. Sì, dice... non è sempre così, però. No, sì, però secondo non me... mi sembra uno stupido. No, questo, no, neanche cioè... a me. Per lui siamo tutti ignoranti. Mi ricorda qualcuno? No, parlo di te. Io? Beh? Sì. Mi chiamo Gabriel. Ecco, io lo sapevo. Allora, c'è un problema. Mirko ha un problema con l'accento romano. Da quando io guardo Scam, si vede proprio che a lui dà fastidio. Non odio l'accento romano, odio l'ostentazione. Se l'accento romano è quello. No. Ma è il dialetto. Appunto, è un dialetto. Ho capito, sei ma in una trasmissione parlano in dialetto. Sì, ma qua non sei in Calabria, non sei a Roma, qua sei in una trasmissione televisiva. Non puoi dire son Matteo, so Gabriel. Mi chiamo Gabriel. Sono Gabriel, no, so Gabriel. Ah, vabbè. Se io sono calabrese, sono siciliano, non è che vado nelle trasmissioni televisive e parlo in calabrese. Io dubito che questo non sappia parlare italiano, è che deve ostentare il fatto di essere romano. No, secondo me non lo fa neanche apposta. Sono talmente abituati a parlare così che parlano. Però mi dà fastidio questa cosa, vabbè. Non la sopporto. 16 anni e su Ermeglio de Ostia. Cioè, su Ermeglio de Ostia, capite? È come se un napoletano va lì e dice: voglio gre. Cioè, ma non si può sentire. Cioè, no. Sei in una trasmissione televisiva. Questo è vero.
vero, sì. Poi nel tuo paese di quello che vuoi, tanto Ermeio de Ostia lo dite tutti, siete fatti con lo stampino. Ogni persona con cui parli, io sono Ermeio, sono il numero uno, e tutti numeri uno siete, vabbè. Diciamo che gli ho tramandato questa cosa. Vedi, gli ho tramandato perché si vede che anche lui era Ermeio de Ostia prima. E quindi adesso gli ha tramandato al figlio, che poi lo tramanderà al figlio del che figlio. Che bravo! Cioè... No. No, scusa, ma chi è quella che si è prestata per fare sta ripresa? Vabbè, c'erano i capelli davanti, non si vedeva il bacio. Per me lo studio è importantissimo, è alla base di ogni cosa. Brava mamma. Mi chiamo Samuel, ho 14 anni e sono un po' matto. A me piace fare il macello. Ecco, oddio. L'altro. Ho preso 56 noti di classe. Bravo. Sono trofei, tipo li mette in bacheca, 56 sì, note. Se li mette tipo le lauree con le, per gli psicologi. Faccio dei versi animaleschi. Bravo però a farli, siamo un rapace. Sono Priscilla, ho 15 anni e sono una tipa un po' vecchio stampo. A 15 anni non può mai sapere cosa significa vecchio stampo, però sentiamo. Mi piacciono le cose vecchie, come colleziono francobolli. Che bello. Ok, quel vecchio stampo, ok, bello. I motori vecchi, infatti ho il ciao. Brava Priscilla Mirtilla Malcontenta. No, vabbè, ora sarai Mirtilla per sempre, lo sai, Mirtilla, vero? Mirtilla. Lo sai, vero? Priscilla Mirtilla. Sono la batteria, gioco a basket, tante cose. Brava Mirtilla. Sono la batteria come l'altro. E gioca anche a storia d'amore. E sono i nuovi David Valvalà e Sofia. Io so come la lascio e non so come la troverò tra un mese. Oh, ma sì, vabbè, come la trovi? L'unica, una ragazza educata. L'unica signora che è stata sincera, sì. Ha detto voglio che mio figlio impari le regole. Ma quali regole ma deve infatti imparare? Infatti, le regole le devi insegnare tu, genitore, a casa. Quelle, brava, mi sei piaciuta, madre di Mirtilla. Sono Giada, ho 17 anni. Giada Scognamiglio. Scognamiglio non era una del collegio. Non era già una del collegio. Quella là che cantava Scogliamiglio lì. No. Raga, aiutatemi nei commenti. Scrivetelo nei commenti, esatto. Scogliamiglio, raga, ve lo giuro, l'ho già sentito. Era già una del collegio. Sai che non ho presente. Signorina Scogliamiglio, dai. Non ho presente, te lo giuro. Quella che cantava, raga, scrivetelo nei commenti, quella lì con le trecce. Bella, mi piace. Mi sa che questa è quella che farà più follower. No, supera l'altra. No, c'è la bionda. La bionda è modella psicologa. Non lo so, se la giocheranno. Dici? Diciamo che nel mio comportamento non è che ci siano proprio solo aspetti positivi. Ci sta, dai, scoglia. Con i miei genitori è un po' un rapporto tira e molla. Tira e molla. Sì, vabbè, ma non è un fidanzato i genitori. Cosa significa? Quali tira e molla? Io e mio padre abbiamo litigato a dicembre, ma cacciata di casa. Che vuol dire ta cacciata di ma casa? A 15 anni? Come fai a cacciare una figlia a 15 anni? Vai avanti, scusa. Io l'ho fatto proprio per cercare di dargli uno scrollone. Come si mantiene questa? Non capisco. Non sappiamo, non giudichiamo. Mi chiamo Damiano, ho moltissime fan, ma la numero uno è sicuramente nonna Rita. Bravo Damiano. Dammi con la questo nonna. Per esempio mi sembra anche un romano, ma come puoi notare, sì, parla italiano. Parla italiano, sì. Poi la cadenza chi se ne frega. Sì. Mamma penso sia la donna più forte che abbia mai conosciuto. Carina. Brava. Ne pensa 2000 e ne fa 3000 di cose che non deve fare. Bene. Ma no, non penso. Sono un bravo ragazzo. Sì, sembra bravo, ma ti ripeto, al collegio si trasformano tutti. Sono la principessa di casa, infatti. Sprizza maleducazione da tutti i pori. Poi magari mi sbaglierò. Mi auguro di sbagliare. Sì, dai, magari la prima impressione, sono sicura, vai. Io ho una coroncina e me la metto ogni tanto, anche quando vengono le mie amiche. Ma la coroncina perché è una queen? Ora quello dare o aerei di caccia, militari. Ma quanto è figa sta cosa? Finora ho sempre raggiunto i miei obiettivi. Ma un momento, quando dici finora ho sempre raggiunto i miei obiettivi e poi vedo la macchina, cioè nel senso non li hai raggiunti tu i tuoi obiettivi, sono i soldi di tuo papà. Ma vabbè, magari l'ha comprata lei con... Con i risparmi nel porcellino d'India? Sì. 4 giorni dopo. Porca vacca! Proprio ribaltata, ma io spero tu non ti sia fatta male, Luna. Però si è ripresa subito. No, l'importante è che lei stia bene. Male, chi se ne frega, certo. Cioè, chi se ne frega. Il padre starà rosicando tantissimo. Dopo però 4 giorni. Mamma mia, raga. Sono Giulia, ho 14 anni e nella vita voglio fare qualcosa di grande. Brava, carina Giulia. Carina, brava. Sempre però con un tocco di magia. Ma che carina. Ma non pensavo stessimo guardando la puntata del mago. Sbagliato programma. Eh, chi vuole essere un mago 2 doveva fare. Secondo me è stupendo poter vedere negli occhi di uno spettatore la sorpresa. Cioè, bravissima, mi piace. Ma comunque quest'anno hanno preso tutti con passioni. Io parlo russo, il polacco e l'italiano.
perché fanno questi montaggi? Montaggi terribili quest'anno. Che... Ma se avete bisogno di montatori video, no, guarda, Rai, vengo abbiamo io. Già tanto lavoro, lasciamo perdere, grazie. Cioè, non lo so, è montato malissimo quest'anno. Sì. Cesti e San Giulia? Mi ghiaggio, mi rimbrianci, Dream brava. Giulia. Veramente brava. Ho un compito in questo collegio. Cioè? Riuscire a pronunciare il cognome di Giulia. Devo anche dire che per fortuna questi provini sono finiti. Tutte le premesse ci sono per un bel collegio. Sì. Speriamo di non innervosirci troppo. Io non vedo l'ora che inizi, te lo giuro. Ho capito, come sempre. Vi rinnovo l'invito di mettere tantissimi like, perché il collegio va avanti solo grazie a voi. Ripeto, perché se fosse per me io non lo farei, perché non mi piace. Lo faremo. A lei piace. Dai. A lei piace il collegio. Però preferisco la caserma. Tanta roba. Scrivete nei commenti se voi siete team collegio o team caserma. E niente, e raga, niente, noi ci vediamo come sempre in un prossimo, in attesa del collegio. Ciao ciao, ragazzi. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai, che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornate la coppia che scoppia. Sono come noi. La vita di coppia vissuta dai eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.